Qual è il filo rosso che lega il marchio al mare e al salone, visto che siete presenti ormai qui da molti anni? Il valore comune è quello dell'eccellenza. L'eccellenza si trasmette attraverso la capacità di innovare, la capacità di anticipare i desideri del pubblico e la capacità anche di soddisfare le esigenze più elevate. In questo Mercedes e il mondo della nautica hanno molto molto in comune, perché c'è un posizionamento lusso, quindi una ricerca di un'audience sempre più sofisticata, che è un po' un territorio comune e che appunto ci ha permesso di essere qui per il terzo anno di seguito. Quest'anno tra l'altro siamo presenti con un'icona della nostra storia, della nostra innovazione, che è la Vision 111, che sostanzialmente è un compendio di tutte quelle che sono le tecniche e le tecnologie che accompagneranno il cammino Mercedes e della mobilità nei prossimi anni. Come si fa a tenere insieme tradizione di un marchio e innovazione? È l'equilibrio più difficile, ma è il valore vincente di marchi come il nostro, perché l'innovazione ti dà la storicità, ti dà la credibilità e ti dà anche la competenza tecnica, ma una tensione continua all'innovazione ti consente di essere sempre al passo con i tempi e di anticipare quelli che appunto sono i desideri del tuo pubblico e di capire anche la direzione in cui sta andando l'evoluzione, in cui sta andando il mondo. Il nostro pubblico è sempre più a una ricerca di un mix perfetto tra sostenibilità, che è un tema che è diventato veramente molto molto forte e rispetto al quale il nostro pubblico evidenzia un'attenzione sempre maggiore, ma al tempo stesso performance elevate e alta tecnologia e voglia anche di essere un pochino coccolati all'interno di una Mercedes. Quindi anche qui i valori tradizionali di Mercedes, che appunto sono una grande abitabilità, un comfort di bordo elevato e prestazioni elevate, ha una etica e una sostenibilità sempre più importanti. Un'ultima domanda: i vostri prodotti, così come gli yacht di lusso, sono altamente personalizzati, customizzati, quindi non vedremo mai una macchina uguale ad un'altra, perché ognuno vuole qualcosa in più e qualcosa, diciamo così, di specifico alle proprie esigenze. La possibilità di personalizzare un'auto è uno degli aspetti più belli nell'acquistare un'auto, che è uno degli acquisti più emozionali che oggi esistono, e nel nostro caso, nel caso di Mercedes, oserei dire che l'unico limite è la fantasia.